Con Francesco Crispino, critico cinematografico, per presentare il film Pinocchio di Guillermo del Toro e Marc Gustafsson al cinema da domenica 4 dicembre 2022. Ben trovato. Buonasera, buonasera Federico, buonasera a tutti i radioascoltatori. Che versione è questa? È una versione molto originale che si adegua perfettamente allo stile e ai temi del regista messicano Guillermo del Toro. Come si sa, Pinocchio è una delle storie, dei romanzi più trasposti sullo schermo, vanta insomma un numero veramente elevato di trasposizioni. Addirittura la prima, bisogna risalire al cinema degli anni 10, addirittura prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Alcune di queste trasposizioni sono state veramente importanti anche per la storia del cinema, penso soprattutto alla versione Disney e la versione quella diretta da Luigi Comencini per la televisione italiana, per la Rai, all'inizio degli anni 70. Però non sempre, insomma, la trasposizione di questo importantissimo romanzo italiano, tradotto in pressoché tutte le lingue, ha sempre convinto. Anzi, spesso le grandi aspettative che c'erano dietro alcuni progetti si sono poi rivelate non all'altezza degli esiti. Invece, questa versione è particolarmente efficace, a mio avviso, funziona moltissimo perché Del Toro rilegge liberamente la favola di Collodi e lo fa agendo su più piani. Innanzitutto, elaborando dal punto di vista narrativo, o meglio aggiungendo delle cose, collocandola storicamente, perché tutta la vicenda si svolge tra le due guerre mondiali del secolo scorso, cosa che è una grande novità rispetto, insomma, al romanzo di Collodi che era stato scritto all'inizio degli anni 80 dell'Ottocento. Qui invece la collocazione storica è particolarmente efficace perché la vicenda di Pinocchio viene tutta rielaborata e in particolare vengono rielaborati molti dei suoi personaggi, perché questa versione di Guillermo del Toro trasforma in maniera molto, molto libera. Chiaramente rimane il rapporto principale, quello tra Geppetto, cioè tra il creatore della marionetta, e lo stesso Pinocchio, ma quasi tutti i personaggi, a cominciare dal grillo parlante, che è il punto di vista della storia, vengono trasformati. E vengono trasformati in personaggi anche che si legano al contesto storico. Uno su tutti, ecco, vale la pena citare una trasformazione che subisce il personaggio di Lucignolo, che diventa il figlio di un gerarca fascista, perché tutta la vicenda si svolge appunto nell'Italia del ventennio, appunto tra le due guerre. Così come cambiano il gatto e la volpe in particolare diventa il conte Volpe, che evoca chiaramente uno dei personaggi più legati a questo periodo storico, no? Il famoso conte Volpi, a cui tra l'altro è dedicata ancora oggi uno dei premi di Venezia. Ma dicevo, non è solo questo il lavoro che fa Del Toro, ma la cosa che poi personalmente mi ha convinto di più è che il modo con cui lo fa si adatta perfettamente alla storia di Pinocchio. Del Toro che cosa fa? Sceglie innanzitutto una forma di animazione molto particolare come la stop motion, che si identifica perfettamente nel personaggio di Pinocchio, o meglio nella sua identità transitoria. La stop motion si adatta, a mio avviso, molto bene e Del Toro riesce a cogliere proprio questa particolarità dell'identità del burattino che vuole diventare bambino e che può diventare bambino proprio grazie a questa tecnica. Quindi l'ho trovato molto originale dal punto di vista narrativo, ma assolutamente adeguato dal punto di vista anche formale. Quindi mi è sembrata proprio un'operazione felice, mi è sembrata un'operazione compiuta e quindi mi sento proprio di consigliare a tutti, a grandi e piccini, questa versione che sarà nelle sale da domenica. Sarà per pochi giorni perché poi va subito su piattaforma, ma io veramente consiglio la visione in sala perché il lavoro che ha fatto Del Toro è un lavoro estremamente valido, estremamente originale e queste creature fantastiche che popolano i suoi film, che popolano il suo mondo, visti sul grande schermo, acquisiscono uno statuto completamente diverso. Quindi il consiglio è quello di andare a vedere in sala. Il film Pinocchio di Guillermo del Toro e Marc Gustafsson al cinema da domenica 4 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al docente e critico cinematografico Francesco Crispino. A presto! Buonasera Federico e alla prossima e buonasera chiaramente a tutti i radioascoltatori.